presenting the very glamorous singing star. Hanno lasciato praticamente tutto, come vedete qua dietro. Siamo. Hanno lasciato tutto. Vai. Non c'è, cioè, non è che non ci sia niente, cartoni. Tutte le coppe. Guarda, tutte le coppe. No. Dove sono le coppe? Ah, sì. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta. No, ci sono i mali, dai. No, per... No, ma tutta roba imballata, Gian. Tutta roba imballata. Riguardante? Giocattoli, ma vedi? Dai. Ah, sono quelli della festa. Guarda, sì, le coppe. Hanno lasciato tutte le coppe qua. Chi è? Guarda. Guarda quante, già, vieni a vedere quante coppe, illumina un po' qua, vieni. Sono tutte quelle della cosa, guarda qui. Ma pensa a te ora, ragazzi. Guarda come Valerini Lucchesini, vedi? Ragazzi, che bomba. Anche di qua. Guarda. Anche di qua. Non 851, so. Vedi? Vieni che c'è un po' di... Sì, c'è la pesca di beneficenza, magari era. Vieni che c'è un po' di... Potere. Sì, sì. Pensate, tutto ancora imballato. Ma almeno donateli ai bambini queste cose qua. Veramente, basta qua. Ma c'è roba ancora imballata. Qua abbiamo trovato anche reperti storici di CD che non oso toccare. E qua... C'è l'interno di uno dei... Che ti ho chiamato un botto. Dei... Dove sei andato prima? Non si fa così. Però devo dobbiamo trovare la maniera di entrare. Questa è la stanza che vedevamo di là. Quello è il buco. Allora, lì ragazzi c'è una porta che però è sigillata e non è possibile aprirla, però sicuramente nasconde qualcosa di particolare. Siamo arrivati a questo, adesso proviamo ad entrare. Eh sì, c'è proprio il gancio qua.
No, dicevo, c'è anche il gancio. Ah, beh, vedi, ecco, qua ti rendi conto che cosa era successo. Ah sì, eh? No, vabbè. L'abbiamo iniziato a pavimentare. No, vabbè, ma più che altro il colore. Hanno cominciato a metterci anche il lampadario. Perché qua hanno cercato praticamente di... di occupare, diciamo, questa struttura abbandonata. Qui altre stalle. I uvu. Ah, guarda, vieni, vieni. Gli abbeveratoi. Ah, ecco. Vedi? Cos'era? Il muso lo mettevano qui, schiacciavano e usciva l'acqua e si rimetteva. Molto bello, sì. C'era anche da me in campagna per le mucche uguali, così. Era comodo perché ci mettevi il muso dentro, era piccolino, non c'era spreco d'acqua e ogni mucca aveva il suo, ogni cavallo aveva il suo. Ah sì, non c'era spreco d'acqua, sì, giusto. Ragazzi, sì, poi è tutto praticamente tutto uguale qua, cioè stanze. Ah, qua c'è una sedia che porta da nessuna parte. Questo filo teso qua? Qui ci hanno lavorato, ci hanno lavorato, vedi? Della droga. Acqua, batterie. No. Sì, vedi che fa il fuoco per bollire, tipo. No, ragazzi, sì. Guardate qua. Hanno cucinato come si può dire in genere. Sì, hanno cucinato. Ma pensate. Qua c'era. Qua c'è rimasta ancora dell'acqua. Pensa a te. Sono qua. Dove? Qui nel... Aspetta che ci sono ancora questi. Sì, sì. Ma tanto sono tutte uguali, Gian. Questa cos'era? C'è una porta chiusa, Gianni? E qua dentro c'è... Non capisco cosa c'è. Panche, tipo. Ma non, ma neanche. Qui... No, c'è una stanza là. Guarda. Guarda, te la faccio vedere. Sì, chiusa.
chiusa dove ci sono delle panche, forse magari so io che non sono delle panche, eh sì, ero dall'altra parte con la porta. Sì, sì, ho visto, ho sentito delle panche. Guarda, cos'è secondo te? Qua si dicevano comandamenti di uno stock. Cioè, ma l'hanno pitturata psichedelica sta stanza, cioè erano proprio fatti quando l'hanno fatti strafatti. Mamma mia. No, vabbè, ma aveva il suo caminetto, bello beato, capito? Capito John, ma ti rendi conto della cozzaglia di colori che hanno fatto? Ma può darsi anche che sia stato, non credo, no, dai. Poi erano quando ci sono stati lì. Sì, vabbè. Gli occupanti abusivi, chiamiamoli così, che hanno distrutto. Sì, arrivo. Che hanno distrutto praticamente tutto. E con il gusto che avevano, hanno tirato le pareti in questa maniera qua. Hanno lasciato vestiti, stracci. Quanto rimane, questi sembrano di un morto messi così. Anche il ferro da stiro, ti è. Si faceva mancare nulla. Almeno erano precisi. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo, guarda che volte.